tutte quante. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Allora, voglio fare questo video per rispondere veramente a tantissime di voi che continuate a chiedermi: mi passi le guide di allenamento, mi passi questo, guarda, io ho visto questo tuo video però risale a 4-5 anni fa, cosa devo fare, come devo fare, che allenamenti fai e bla 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 bla. Si sa che all'inizio di questa quarantena, ancora prima a dir la verità, da quando avevano iniziato a chiudere la palestra da me, io ho ripreso ad allenarmi in casa. Voglio raccontarvi un po' il background, insomma, di come da quando io facevo quel genere di video, quindi video legati proprio alle guide di allenamento, come sono cambiata, perché sono veramente cambiata tantissimo. Io nel 2015, se non mi sbaglio, inizio a scoprire la guida di allenamento di Kyla Itzines, la famosa BBG. Dalla BBG inizio a fare la TBC 1, TBC 2, che sono altre guide di allenamento. Ne ho provate veramente la Sore to Core e quindi ho deciso appunto di fare un video in generale in cui all'interno dell'info box raggruppo tutto, riattiverò praticamente i link, perché alcune mi hanno detto che nei miei video precedenti i link non andavano e mi dispiace tantissimo, però appunto col fatto che ho risbloccato un account che avevo di Gmail sono riuscita di nuovo a ritrovare le guide che utilizzavo. E quelle sono lì, però io voglio raccontarvi un pochettino come è cambiato il mio percorso, insomma. Niente, io appunto ho iniziato a conoscere queste guide di allenamento, ho iniziato a seguirle, ero super fomentata. E quelli sono stati degli anni, 2015-2016, in cui praticamente anche con il cibo io ero molto restrittiva. Cioè io non bevevo, ma seriamente non bevevo. Io anche se uscivo con i miei amici non bevevo. Avevo eliminato proprio totalmente determinati cibi, tipo il fritto, tantissime cose. Ero super quadrata in tantissime cose. E quindi diciamo che ho raggiunto i miei risultati. Magari vi metto le foto di come ero fisicamente anni fa, effettivamente. Inizio infermieristica. Ero sempre iscritta in palestra, ma praticamente non riuscivo mai ad andarci. C'è da dire che chi ovviamente fa infermieristica può capirmi. I ritmi sono molto serrati. Serrati. E quindi l'unico, forse, momento in cui tu riesci ad andare in palestra è o quando sei a lezione ma devi sacrificare le tue ore di sonno, quindi o vai dopo lezione anche se sei stanco morto, oppure vai prima di andare a lezione, significa che ti devi svegliare all'alba. Non riuscivo a tenere questi ritmi, quindi di conseguenza veramente sono andata proprio poco, anche solo banalmente nel 2019 in palestra. Però quando andavo, cioè mi allenavo, insomma, non è che non mi allenassi. Ovviamente non bastava rispetto all'allenamento che facevo 7 giorni su 7 del 2015 e del 2016. A luglio del 2019 io ho finito il mio abbonamento della palestra con cui sono stata 6 anni lì da loro, ed è una palestra che io adoro, è la Get Fit, per chi è di Milano. Mi sono sempre trovata bene, avevo fatto anche super amicizia con i personal, avevo fatto anche proprio, cioè avevo anche le mie amicizie là dentro, quindi mi è dispiaciuto tantissimo ovviamente lasciarla. Però cosa è successo? Con il fatto che anche e soprattutto per invogliare il mio amoroso a ritornare in palestra, prima che noi ci mettessimo insieme, ognuno di noi comunque bene o male si allenava. Nel momento in cui ci siamo messi insieme, basta, nessuno si è più allenato. Vabbè, ok. Alla fine ho deciso di iscrivermi praticamente vicino alla mia università, quindi non a Milano ma a Monza. Ci siamo iscritti a fine gennaio. Quindi io comunque la prima settimana l'avevo fatta tranquillamente, ancora non avevo portato il certificato medico, per farvi capire, cioè comunque era una cosa nuova, poi dovevo scoprire veramente tante cose di quella palestra lì. Sono riuscita a iscrivermi con un abbonamento molto ma molto valido, quindi ero molto contenta di ciò. All inclusive, iscriviamoci in palestra, tutti fomentati, cioè ero anche riuscita a portarmelo un po' di volte, il mio amoroso. Io ero veramente contenta perché io mi alzavo anche presto per andare, per me non era un peso, anche perché comunque io ho sempre trovato la palestra come un momento per me, un momento in cui io magari faccio anche 40 minuti, 30 minuti, però è un momento in cui penso a me e basta. Ovviamente è arrivato questo coronavirus che ha, adesso lo diciamo in maniera molto scherzosa, sconvolto praticamente i miei piani. Sono andata anche fino a inizio febbraio, il problema, io
mi sono ammalata l'ultima settimana di lezione, quindi tipo la penultima settimana di febbraio, prima che arrivasse questo coronavirus. Quindi sono stata KO a casa. Dopo questa vicenda mi sono ripresa, hanno chiuso le palestre, ci hanno messo in quarantena e quindi io dal 24 di febbraio sono rimasta in stallo. L'ultima settimana praticamente di febbraio non mi sono allenata, da inizio marzo ho detto ok, basta. Non mi interessa se le palestre sono chiuse, non mi interessa se non posso fare le camminate fuori, se non posso andare a correre fuori. Io ho iniziato Kylie Itsines, la Bikini Body Guide, a casa, perché ai tempi mi ricordavo benissimo che mi vergognavo ad allenarmi e facevo degli allenamenti veramente molto strong. Ho deciso di riprendere ad allenarmi in casa. Ho iniziato a seguire praticamente le guide di Annie Wong, che è questa ragazza che io seguo su YouTube. A me piacciono tantissimi i suoi video, perché possono durare dai 15 ai 20 minuti, quindi io iniziavo così, molto soft, anche perché non avevo fiato, ragazze, cioè proprio zero. Cioè facevo 15 minuti di allenamento, ero sudata a marcia, mi faceva male tutto, la mattina dopo non riuscivo a svegliarmi, cioè non riuscivo proprio ad alzarmi, svegliavo tutta contratta. Però cosa ho fatto? Ho resistito, ho detto vabbè, non me ne frega un cavolo, per la prima settimana faccio questi esercizi 15, 20, 30 minuti, 15, 20, 30 minuti, seguendo appunto i suoi esercizi. A me piacciono tantissimo e ve lo segnalo, soprattutto perché lei fa molti, molti circuiti dove non si salta. Ero riuscita a trovare su internet la guida The Body Bus Method. Ho iniziato a farla, però mi sono resa conto effettivamente che a me piaceva fare determinati esercizi e basta. Quei determinati esercizi li ritrovavo sempre nei circuiti di altri canali che vi elencherò sempre sotto nell'info box, in mezzo appunto a un workout magari di 30-40 minuti, al che ho detto ma sai cosa, è inutile che seguo queste guide di allenamento, cioè l'ho già fatto in passato, ci ho smenato il sangue, mi è servito perché mi è servito, ma bene o male io so dove voglio andare a puntare, bene o male un po' di esperienza ce l'ho, quindi so gli esercizi che preferisco fare, e ho deciso praticamente che prima di allenarmi, io mi alleno tutti i giorni, ho deciso appunto di andarmi a vedere i workout principali, quelli che magari durano 40 minuti, un giorno magari faccio 40 minuti a giorni alterni, gli altri giorni faccio 30 minuti, 20 minuti, più focalizzati sia su sugli addominali, soprattutto perché volevo appunto perdere sta panza che mi sono ritrovata nell'ultimo anno, e poi di conseguenza glutei, e braccia e gambe, e quindi ho deciso di abbandonare tutte le guide di allenamento che seguivo, che stavo seguendo, e ho deciso di concentrarmi appunto facendo esercizi di questo tipo, soprattutto perché non sono solamente circuiti focalizzati, ma sono anche circuiti abbastanza dinamici che mi fanno comunque anche solo banalmente riprendere il fiato anche in casa, è come se praticamente facessi una camminata fuori, una corsetta fuori, e di conseguenza devo dire che ho ripreso veramente fiato, cioè adesso mi alzo, mi fanno meno male le gambe, mi fanno meno male le spalle, e ho ringranato di nuovo, quindi sono molto contenta di ciò. Se volete vedere che esercizi faccio, generalmente io li carico se non la mattina o la sera stessa, perché mi alleno generalmente di sera, nelle mie storie di Instagram, quindi vi consiglio di andarmi a seguire lì se volete vedere che cosa faccio, anche perché poi generalmente metto anche lo screen proprio del video in sé, e devo dire che appunto io così mi trovo molto bene, ho i miei 40, 20, 30 minuti in cui stacco e penso solo a sudare e a concentrarmi su questo. E un'altra cosa che ho messo poi da fare dopo l'allenamento è ovviamente la meditazione. State facendo una marea di domande su questa benedetta meditazione, e devo dire che ho iniziato a prendere queste abitudini, quindi il workout a casa piuttosto che la meditazione, nel momento più tragico del 2020, ma mi sono resa conto poi dopo al momento giusto. Caso vuole che io abbia iniziato ancora prima della quarantena, perché da quando mi avevano sospeso l'università ho avuto un momento di crisi, perché ho detto e mo, cioè che famo, nel senso stiamo qui a guardarci intensamente negli occhi, cioè faremo qualcosa di concreto, riuscirò mai a laurearmi nel 2020, a novembre del 2020, quindi ho iniziato a pensare a questo, ho detto no, non me ne frega un cazzo della media, non me ne frega niente di niente, io mi devo laureare, questo era il mio obiettivo, quindi il fatto che mi sono vista crollare tutti i miei piani, ho avuto proprio un periodo molto down, diciamo così. Però la prima settimana è stata un po', cioè le prime settimane sono state un po' confusionarie per tutti. Però sono contenta, insomma, di aver intrapreso questo nuovo percorso, sia di workout in casa che anche meditazione. Penso che lo continuerò anche
nel momento in cui usciremo dalla quarantena, nel momento in cui ritornerà la vita di tutti i giorni, perché mi ha aiutato tantissimo a mantenere il mio autocontrollo ed è una cosa che mi ha stupito tantissimo perché non è per niente da me. Poi a dir la verità, non lo so, sono molto contenta del percorso che ho deciso anche di intraprendere con il workout, soprattutto perché mi concedo tutto, ok? Io sono una che ha riscoperto il cibo. Devo essere sincera, da quando sto con Marco. Mi limitavo tantissimo in passato e siamo dei grandi bevitori di vino, grandi bevitori di birra. Adoriamo mangiare, adoriamo cucinare. Stai in casa, ti piace cucinare, continui a cucinare, insomma, qualche un minimo di attività fisica la dovrai pur fare, perché sennò veramente, cioè, a fine quarantena ci ritroviamo. Quindi diciamo che questo qui voleva essere un video aggiornamento, raccontarvi anche in maniera molto amichevole, ok? Non sono qui per dettare regole a nessuno, vi sto semplicemente raccontando la mia esperienza da inesperta, quindi da una persona comune, come voi che mi state guardando, che ha iniziato insomma ad allenarsi appunto a casa. Ho trovato il mio equilibrio, quindi secondo me questa è una cosa molto importante. Cioè, a fine giornata che io studi, monti video, metta in ordine, pulisca casa, cucini, lavi, eccetera, ho sempre il mio momento per me. Mi rendo anche conto che nel momento in cui inizierà la vita di tutti i giorni, questa routine cambierà, ma mi adeguerò come mi sono adeguata in questo periodo. So che è un periodo difficile per tutte, però per piacere, cioè, cerchiamo di trovare il positivo, quello che di positivo la vita ci dà, insomma. Io spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, vi sia stato d'aiuto e vi abbia proprio caricato, perché era questo più che altro l'intento del mio video. So che potrei essere ripetitiva, potrei essere un po' psycho a continuare a ripetere le stesse cose, non sono qui ad insegnare niente a nessuno. Non ho più avuto il coraggio di rivedere i miei vecchi video riguardante l'allenamento che facevo, probabilmente dicevo anche una marea di cavolate, e non lo so, però spero vivamente che si sia percepito, spero vivamente che all'interno di questo video si sia percepita la positività che voglio lasciare, anche perché la positività è ciò di cui in questo momento tutti noi abbiamo bisogno. Cerchiamo di tenere la mente occupata, cerchiamo di fare qualcosa di utile per noi stessi, di sfruttare questo tempo, di non sprecare il tempo in questa quarantena. Fatemi sapere se questo video vi è interessato, vi ha dato magari lo stimolo a iniziare ad allenarvi. Fatemi sapere se inizierete qualche guida di allenamento, se magari deciderete di seguire più che altro i video su YouTube che ci sono, ce ne sono una marea del workout. E niente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers! Per completezza, volevo farvi vedere anche tipo questo qui. Questa è la kettlebell da 4 kg che mi regalarono nel 2016, penso, alcuni della mia compagnia. E so che è stato preso alla Decathlon e questi qua appunto li utilizzo per fare gli squat. Poi, come altro materiale, ho questi pesetti che penso anche questi si prendano alla Decathlon. A dire la verità, questi qua sono di mio papà e li frego. Cioè, adesso ne va bene, sto usando uno perché li utilizzo sempre appunto per fare gli squat, però appunto questi sono da 3 kg. Altro materiale che ho sono questi elastici qui, che io generalmente appunto utilizzo per fare o gli affondi o comunque squat. Quindi diciamo che un po' di materiale ce l'ho, anche se, tra parentesi, io preferisco sempre il corpo libero.